Belgio, Repubblica d'Irlanda e Svezia. Sono le avversarie che l'Italia affronterà nella fase finale di Euro 2016. Questo l'esito del sorteggio che si è tenuto al Palazzo dei Congressi di Parigi. Gli azzurri di Conte debutteranno il 13 giugno a Lione contro il Belgio, attuale leader del ranking FIFA. Il 17 giugno sfida alla Svezia a Tolosa, mentre il 22 a Lille l'Italia chiuderà il suo girone contro l'Irlanda. Sono 21 i precedenti degli azzurri con il Belgio, 13 vittorie, 4 pareggi e 4 successi dei Diavoli Rossi, che hanno vinto l'ultima sfida 3-1 lo scorso 13 novembre in amichevole a Bruxelles. 13 confronti diretti con l'Irlanda, 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Le due squadre si sono affrontate nella fase a gironi dell'ultimo europeo, successo 2-0 per l'Italia con le reti di Cassano e Balotelli. Infine la Svezia, incrociata 22 volte, bilancio favorevole agli azzurri, 10 vittorie contro le 6 degli scandinavi, 6 anche le sfide terminate in parità. Per quanto riguarda gli altri gruppi, i padroni di casa della Francia se la vedranno con Romania, Albania e Svizzera nel gruppo A. Sarà Francia-Romania il 10 giugno a Saint-Denis la partita inaugurale. Nel gruppo B, sfida affascinante tra Inghilterra e Galles, con i gallesi alla prima partecipazione ad una fase finale. Il girone comprende anche Russia e Slovacchia. Incrocio interessante anche nel gruppo C, dove i campioni del mondo della Germania ritrovano la Polonia già affrontata nelle qualificazioni. Girone completato dall'Ucraina e dall'esordiente Irlanda del Nord. Nel gruppo D, i campioni in carica della Spagna, vincitori delle ultime due edizioni, dovranno guardarsi da Repubblica Ceca, Turchia e Croazia. Infine, il gruppo F è quello del Portogallo, del pallone d'oro Cristiano Ronaldo. I lusitani se la vedranno con Ungheria e con due delle cinque debuttanti in una fase finale, Islanda e Austria.